Il pasto nudo è un romanzo molto particolare, direi quasi lisergico, scritto da un certo William Burroughs alla fine degli anni 50. È un libro visionario, anche molto provocatorio se vogliamo, difficile comunque da incasellare in una sola categoria, così come è difficile incastrare in una sola definizione il regista, anche lui americano, guarda caso, David Cronenberg, che da quel libro ha tratto un film altrettanto scomodo, scivoloso e per certi versi divisivo. Poiché io però apprezzo tutto ciò che non è confortante, tutto ciò che rende scomoda la sedia e pone interrogativi che a volte fanno vacillare o addirittura cadere, perché no, mi sento di solleticare la vostra curiosità, invitandovi ad esplorare il delirio di questi due signori, uno dei quali ha peraltro ricevuto il Leone d'Oro alla carriera nel 2018 al Festival di Venezia. Il pasto nudo dunque è sostanzialmente un delirio allucinato che ha per protagonista uno sterminatore di scarafaggi che viene contattato da un alieno in un bar. E qui mi fermo perché poi non voglio spoilerare eccessivamente. In ceramica, veniamo a noi, quando l'impasto è nudo, e cioè privo di additivi, non arrivano certamente gli alieni e non ci sono macchine da scrivere che si trasformano in scarafaggi giganti. Ma i problemi possono farsi comunque molto seri e i produttori ceramici potrebbero alterare, e non di poco, il loro umore. Ecco quindi che siamo giunti al tema dell'episodio di oggi, le principali categorie di additivi utilizzate all'interno degli impasti ceramici. Io sono Davide Trentini e questo è Apparentemente Invisibili, la chimica in ceramica. Anche oggi partiamo come sempre dall'ABC, facendo l'elenco dei principali ingredienti che costituiscono l'impasto ceramico destinato alla produzione di piastrelle. Sia che si parli di produzioni per pavimento o per rivestimento, l'impasto è costituito da diverse componenti, ma volendo restringere il cerchio e nominare le più significative, possiamo parlare di materie prime inorganiche, e cioè di argille, feldspati e sabbie, di acque di macinazione, utilizzate durante la fase preparatoria dell'impasto, e di additivi chimici. Individuata questa importante triade, vediamo ora per sommi capi quali sono le diverse e a tutti gli effetti numerose fasi a cui viene sottoposto l'impasto ceramico prima di essere sottoposto al peso delle presse. Un inciso puramente numerico che però ci serve ad evidenziare quanto sia complesso conseguire e produrre un impasto con caratteristiche e proprietà adeguate al suo corretto utilizzo. Vi propongo dunque un elenco secco delle 5 principali azioni in sequenza. 1. Macinazione. 2. Setacciatura. 3. Stoccaggio. 4. Atomizzazione. 5. Pressatura o formatura. Parliamo quindi della prima, la macinazione. Macinazione delle materie prime inorganiche che si sviluppa all'interno dei mulini, che sono, diciamolo molto brutalmente, dei cestelli che ruotano con moto continuo lungo il loro asse e che per questa loro forma e movimento possono ricordare, come dire, il cestello di una lavatrice o ancora meglio di una betoniera. Il concetto è di fatto abbastanza simile. All'interno di queste strumentazioni avviene dunque la frantumazione delle argille, dei feldspati e delle sabbie, con il supporto ovviamente dell'acqua di macinazione, che di norma è formata da acqua di falda ed acqua di recupero, che per lo più proviene dal reparto di taglio e levigatura e soprattutto dalla linea di smalteria, dove, come sappiamo, avvengono diverse applicazioni a umido che implicano dunque un abbondante uso di acqua. In questa fase, l'acqua di macinazione e le materie prime inorganiche così miscelate formano la slurry, o anche detta barbottina. Barbottina di cui abbiamo già avuto peraltro modo di parlare, se non sbaglio, quando abbiamo affrontato nel secondo episodio, sì, di questo podcast, i fenomeni di gelificazione in cui la barbottina può incappare durante la fase di stoccaggio. Se siete interessati, potete ovviamente andare a ascoltarvelo. Una volta terminata la macinazione, comunque sia, la barbottina viene setacciata, step numero 2 del nostro elenco, e stoccata in vasche all'interno delle quali rimane sotto costante agitazione
così da evitare, li abbiamo appena citati, eventuali fenomeni di gelificazione o sedimentazione. Dopo la fase di stoccaggio, che può variare in termini di tempo in base alle esigenze del produttore, si procede con la fase di atomizzazione per mezzo degli spray dryer, anche detti appunto atomizzatori. Dentro all'atomizzatore avviene un processo molto complesso che noi riassumiamo dicendo che la barbottina viene nebulizzata per mezzo di temperature molto elevate, capaci di far evaporare l'acqua che era presente nella slurry in modo piuttosto violento. E tale evaporazione trasforma, tra virgolette, le singole gocce di barbottina in minuscole sfere cave. Sottolineo questo termine, sfere cave, il cui insieme forma la polvere atomizzata, pronta per la pressatura o formatura, che è il punto quinto del nostro elenco. Bene, ora, fatta la scaletta dei passaggi che trasformano le materie prime inorganiche che formano l'impasto ceramico in polvere di atomizzato pronto per la pressatura, occorre ricordare per l'ennesima volta, anche questo infatti lo abbiamo detto a più riprese in alcuni episodi precedenti, che nonostante il processo di evaporazione che si sviluppa all'interno degli atomizzatori, la polvere atomizzata mantiene al proprio interno una percentuale di umidità residua pari, solitamente, al 5-7%, che è una percentuale utile, anzi sostanziale e importantissima, a conferire ai singoli granuli il giusto grado di plasticità, che è indispensabile a garantire la loro deformazione sotto al peso delle presse in fase di pressatura. Una volta pressata, la piastrella cruda viene infatti anche definita in verde, proprio perché contiene ancora una certa percentuale di umidità residua, esattamente come la legna appena tagliata. Quasi certamente molti di voi già conoscevano per filo e per segno tutto quello che ho appena descritto in questa breve introduzione. Introduzione che forse peraltro ho fatto anche in modo sommario. Alcuni di voi sarebbero probabilmente, anzi sicuramente, entrati più in profondità. Ma come sapete cerco sempre di mantenere un livello del discorso che possa essere utile anche a chi non è del mestiere. Per cui andiamo oltre e procediamo nel nostro racconto. Procediamo dicendo che in tutte le fasi di processo che abbiamo appena descritto è necessario un uso calibrato e mirato di additivi chimici, siano essi organici o inorganici, se si vuole dare vita ad un processo produttivo privo di intoppi e al contempo produrre un materiale ceramico privo di difetti. Entriamo dunque nel cuore del discorso e vediamo quali sono le principali famiglie che di norma vengono utilizzate, con diversi tipi di obiettivi, all'interno degli impasti. Iniziamo dai tenacizzanti temporanei. Se da un lato l'umidità residua consente di conferire il giusto grado di plasticità alla polvere atomizzata, essa è anche una delle variabili responsabili della bassa resistenza meccanica della piastrella in verde. A riguardo vi invito ad ascoltare l'ottavo episodio di questo podcast, che è interamente dedicato alla resistenza meccanica del materiale in verde ed essiccato. Solamente dopo la fase di essiccazione, comunque sia, del pezzo all'interno degli essiccatoi, il materiale crudo acquisisce, infatti, una maggiore resistenza meccanica in seguito all'espulsione definitiva dell'umidità residua. In particolare, nel momento in cui l'acqua lascia sia la superficie delle particelle inorganiche che la superficie delle molecole organiche dell'additivo tenacizzante, le molecole inorganiche dell'impasto, e in particolare quelle delle argille, si avvicinano e interagiscono per mezzo di attrazioni molecolari, acquisendo quindi maggiore rigidità. È esattamente questo tipo di azione, promosso dall'additivo, che contribuisce a conferire alla piastrella cruda una maggiore resistenza meccanica, così da essere meno attaccabile, tra virgolette, durante il proprio viaggio lungo la linea di smalteria e verso i forni di cottura. Aggiungiamo solo un inciso. Non è inutile ricordare che, a fronte dei formati sempre più grandi e degli spessori sempre più eterogenei, parliamo di un range che oscilla ormai dai 3 mm ai 2 o anche 3 cm, sono in corso negli ultimi anni studi sempre più numerosi su materie prime organiche e additivi da impasto capaci di agire sul grado di resistenza del materiale. Rispetto al passato, infatti, l'odierna formulazione di tenacizzanti temporanei deve tenere in considerazione tensioni meccaniche, sottolineo tensioni meccaniche,
del tutto differenti rispetto a quelle presenti nelle piastrelle di piccolo formato. La tensione meccanica predominante di questi ultimi, infatti, volendo ovviamente generalizzare, era sostanzialmente legata alla compressione dei rulli serigrafici che stampavano a contatto la decorazione sulla superficie della piastrella. In altri termini, in passato si era soliti valutare solo ed esclusivamente il modulo di resistenza alla flessione. Oggi è invece diventato maggiormente importante valutare anche altri fenomeni, come la resistenza alla deformazione, la resistenza agli urti o la coesione del manufatto, specie se questo subisce ovviamente processi di rettifica o taglio a crudo. Comunque sia, chiudiamo la finestra su questa prima famiglia dicendo che, in base ai contesti e alle necessità, i tenacizzanti temporanei possono essere additivati sia in fase di macinazione, e dunque all'interno dei mulini, che direttamente all'interno della marmottina. E veniamo ora alla categoria dei fluidificanti. Ne abbiamo anche in questo caso già parlato, ma lo abbiamo fatto in riferimento agli smalti. Parlare di fluidificanti da impasto è in effetti qualcosa di diverso. In linea generale, macinare un impasto ceramico senza l'ausilio di opportuni fluidificanti, oltre all'affioramento di diverse criticità, impedisce in primo luogo di ottenere una marmottina contraddistinta da una corretta reologia e caratterizzata da una densità alta, requisiti che sono entrambi sostanziali sul piano della produttività industriale. Che cosa significa? Andiamo per gradi e, visto che siamo nella fase di macinazione, partiamo dall'acqua di processo utilizzata in questa fase, che non è affatto una variabile indipendente della serie è solo acqua, ma è in tutto e per tutto una componente discriminante che contribuisce, unitamente ad altre cose ovviamente, a conseguire un corretto grado di fluidificazione. Che ruolo svolgono le acque di macinazione? Che implicazioni portano con sé e di quali additivazioni necessitano? In primo luogo diciamo che sono generalmente costituite da acqua di pozzo e acque di processo, derivanti queste ultime, lo abbiamo detto prima, da alcuni reparti specifici della linea produttiva. Esse devono essere contraddistinte da caratteristiche ben precise, in mancanza delle quali l'intero processo potrebbe essere compromesso. Quali sono dunque queste caratteristiche? Sempre in linea generale è importante che la composizione e la qualità delle acque sia costante nel tempo. Ripeto, costante nel tempo. Così da evitare possibili fluttuazioni dei parametri di macinazione che costringerebbero le aziende a continui adattamenti e modifiche del metro di produzione già individuato e dunque già in essere. Per questa ragione esse devono essere sottoposte a controlli e monitoraggi costanti, in particolar modo sotto il profilo del pH e della conducibilità elettrica. Che cos'è e cosa indica la conducibilità elettrica dell'acqua? In termini essenziali indica la quantità, il numero di ioni, e cioè di cationi e anioni, presente nell'acqua. La conducibilità elettrica delle acque di macinazione deve essere bassa, o meglio ancora bassissima, così da agevolare il processo di fluidificazione. Che cosa significa e perché? In un'ottica di semplificazione è possibile dichiarare che un'acqua con bassa conducibilità elettrica è un'acqua contenente una bassa concentrazione di ioni. Un importante quantitativo di anioni e cationi multivalenti, come calcio 2+, o il magnesio 2+, può creare interferenze rilevanti al processo di fluidificazione, andando a ridurre lo spessore dello strato diffuso sulla superficie delle micelle argillose, cioè può ridurre la distribuzione e lo spessore di anioni e cationi sulla superficie della micella argillosa. Tale riduzione si traduce infatti in un generale inviscosimento del sistema, cioè della marmottina, dovuto alla comparsa di fenomeni di attrazione elettrostatica. Ve la faccio un po' più semplice. Potremmo dire che, in concomitanza di un numero importante di anioni e cationi multivalenti, le parti solide della sospensione, e cioè le micelle argillose, si attraggono aumentando la viscosità della sospensione stessa. In altre parole, provo a girarla ancora una volta diversamente, un generale eccesso di ioni monovalenti o multivalenti all'interno di una marmottina a basso contenuto di acqua
può dare origine a problemi di inviscosimento a causa del fatto che questi ioni iniziano ad interferire fortemente tra gli strati diffusi delle micelle argillose. E l'unico modo per porre fine a questo meccanismo, e dunque al problema, è di aggiungere acqua al sistema così da abbassare il livello di concentrazione ionica. Al contrario, una modesta quantità di ioni all'interno dell'acqua di macinazione permette di far scorrere, o potremmo dire scivolare fluidamente, le micelle argillose le une sulle altre, evitando quindi fenomeni di attrazione e dunque di indiscosimento. Un'importante quantità di ioni e dunque un'acqua ad alta conducibilità è in questo senso in grado di ridurre la disponibilità di acqua all'interno del sistema, peggiorandone di conseguenza la fluidità. Se si considera poi che la sfida dell'industria ceramica è oggi di incrementare al massimo la densità della barbottina, riducendo quindi il più possibile il contenuto di acqua, così da aumentare la produttività e ridurre al contempo i costi energetici necessari al processo di evaporazione dell'acqua durante la fase di atomizzazione, risulta evidente come l'acqua miscelata nella barbottina, che è poca, debba per forza di cose possedere una bassa conducibilità. Ma andiamo oltre. Migliorare i difetti derivanti dall'alta conducibilità dell'acqua mediante l'uso di additivi va detto che è molto complesso. Tuttavia, l'uso di opportuni fluidificanti in fase di macinazione che agiscono da sequestranti nei confronti dei cationi bivalenti e multivalenti può certamente attenuare i difetti e facilitare i processi. I fluidificanti da impasto sono tutti prodotti ionici, sali di sodio, e vengono di norma formulati in modo che possano coprire tutti i diversi meccanismi di fluidificazione, dall'azione sequestrante allo scambio cationico e all'azione sterica. Non entro nel dettaglio perché questo è un argomento molto complesso e si aprirebbe un mondo, quindi procedo. L'impasto ceramico è un sistema estremamente eterogeneo e complesso ed è per questo che durante gli studi di fluidificazione all'interno dei laboratori è importante valutare diversi tipi di molecole, in modo da ottimizzare sia il costo di fluidificazione che la densità massima di esercizio della barbottina. E in linea generale una fluidificazione da impasto può dirsi ottimale quando la reologia del sistema prevede, in fase di macinazione, una viscosità mediamente bassa che possa limitare il consumo di energia e tempi di macinazione ridotti. In particolare, gli additivi utilizzati devono essere utili ad ottenere una barbottina che non sia troppo fluida, ma nemmeno eccessivamente viscosa. Entrambi gli scenari, infatti, impatterebbero in modo negativo sul sistema di macinazione, rendendolo non pienamente performante. A solo titolo di esempio, una viscosità troppo elevata non permetterebbe un buon trasporto della barbottina dentro le tubazioni che conducono agli ugelli di spraiatura che sono presenti all'interno dell'atomizzatore. Veniamo ora alla terza categoria di additivi e parliamo di sanitizzanti e preservanti. Un altro aspetto legato all'andamento della conducibilità elettrica sono infatti i possibili fenomeni di degradazione microbiologica delle acque di processo che contengono sempre concentrazioni più o meno elevate di materiale organico. La degradazione microbiologica delle molecole organiche, che implica la formazione di un numero importante di metaboliti, cioè di scarti, incide talvolta in maniera molto sensibile sull'aumento della conducibilità. L'aumento della conducibilità, come abbiamo già visto, comporta a sua volta un incremento della carica ionica all'interno della barbottina che, unitamente ad altri fattori, porta il sistema a viscosizzare. Risulta quindi evidente quanto sia importante il costante monitoraggio delle acque di processo e macinazione, in modo da prevenire ogni possibile complicanza, soprattutto nelle stagioni più calde e umide. Sarebbe molto utile infatti procedere con studi approfonditi proprio in questo periodo dell'anno del ciclo delle acque all'interno dello stabilimento di produzione, identificando i punti più sensibili di stoccaggio e intervenendo con adeguate procedure di periodica sanitizzazione e mediante un dosaggio che sia costante nel tempo di appropriati additivi preservanti. Anche in questi casi di inviscosimento l'unica azione possibile è l'aggiunta di acqua per ridare mobilità al sistema. È però anche vero che è possibile intervenire a monte e prevenire gli eventuali fenomeni di degradazione grazie all'uso di specifici agenti chimici in grado di sanitizzare e preservare le acque
prodotti capaci cioè di uccidere i microrganismi o evitare la loro proliferazione nel tempo. Nello specifico si sta parlando di sanitizzanti, che sono solitamente prodotti ossidanti, che agiscono sui microrganismi in tempi piuttosto rapidi, ma con effetti brevi nel tempo. I microrganismi cioè vengono sì debellati, ma poi i batteri possono riapparire in tempi non eccessivamente lunghi. Si parla invece di preservanti nel caso di molecole che hanno la capacità di reagire nel tempo all'interno delle acque garantendone la salubrità. Rimane in ogni caso inteso che per scongiurare gli aumenti di conducibilità elettrica derivanti da fenomeni di degradazione è importante intervenire nelle fasi preliminari dell'intero processo. Un'additivazione di questa natura direttamente in fase di macinazione risulterebbe in altre parole tardiva e dunque inefficace. A completare l'elenco delle più importanti famiglie di additivi utilizzate all'interno degli impasti ceramici ci sarebbe la categoria destinata alla gestione e riduzione del cuore nero. Essendo però questo tema molto caldo e allo stesso tempo complesso, vi anticipo sin da ora che tra due puntate ci sarà un intero episodio sull'argomento e mi vedo pertanto costretto a chiedervi, almeno per ora, di temporeggiare e contenere la vostra fame di conoscenza. E su questa sospensione che ci riporta alla fame, al nutrimento e al pasto nudo si chiude la nostra panoramica e con lei il nostro viaggio di oggi. Non mi resta quindi che salutarvi ricordandovi come sempre che tutti gli episodi del podcast unitamente ai PDF contenenti i riassunti di tutte le puntate sono presenti oggi anche sulla nostra app scaricabile gratuitamente su Apple Store o Google Play. Potete trovarla digitando semplicemente ZNS Ceramco o Apparentemente Invisibili. Per qualsiasi approfondimento invece potete trovare i nostri contatti sul sito ceramco.it. Se qualcuno di voi dopo aver visto il pasto nudo volesse comunicare con il sottoscritto è pregato di farlo contattando preventivamente i miei avvocati perché ho deciso di assumermi la responsabilità di ciò che dico sul piano chimico e ceramico, ma non certo sui miei gusti personali. Del tutto opinabili. A presto.